Bentrovati a Mediamente in Cucina. Oggi vogliamo celebrare l'autunno, e l'autunno con i suoi sapori. Quindi come ingredienti abbiamo dei funghi porcini freschi, vedete che belli, e delle castagne. Andremo così a fare dei tagliolini, una pasta fresca ai mirtilli, e la condiremo con i funghi. Nella pasta fresca ci sarà anche la farina di castagne. Ma vediamo la ricetta e soprattutto gli ingredienti. Ingredienti per questa ricetta li scopriamo ora. Abbiamo i nostri funghi porcini, l'olio evo, la nostra farina di castagne, la farina di semola rimacinata, del prezzemolo, questi mirtilli freschi, due spicchi d'aglio, sale e pepe quanto basta. Bene, per cominciare a fare la pasta noi mettiamo i nostri mirtilli in questo bicchiere, aggiungiamo pochissima acqua e frulliamo. Abbiamo frullato i nostri mirtilli e servono come parte umida per fare la nostra pasta. Bene, ho messo i guanti neri per evitare di colorarmi le mani di viola. Nel frattempo, in questa bacinella ho messo le due farine e adesso andiamo a versare la parte liquida, così, e cominciamo a mischiare per poi fare la nostra pasta. Amalgamate le nostre farine, procediamo a lavorare la pasta per almeno 10 minuti. Poi, una volta che sarà ben liscia, adesso ancora in fase, diciamo così, di ultimazione, una volta che sarà ben liscia, la metteremo a riposare per circa mezz'ora, avvolta da pellicola. A dopo! Ecco la nostra palla di pasta ben omogenea, liscia. E adesso andiamo a lasciarla riposare avvolta nella carta pellicola e la lasciamo riposare almeno per mezz'ora. Intanto proseguiamo la ricetta. Nel frattempo che la pasta riposa, puliamo bene i nostri funghi porcini e li tagliamo in cubetti di circa mezzo centimetro, né troppo piccoli né troppo grossi. Vedete, bello bianco. Cominciamo a tagliarlo a fette. Ecco, cubettini di circa mezzo centimetro, circa. E continuiamo. Bene, abbiamo cubettato i nostri funghi, ho messo dell'olio a scaldare in padella e adesso, raggiunta una buona temperatura, ci metto anche due spicchi d'aglio schiacciati e lascio imbiondire. Andremo a saltare i nostri porcini cubettati per 3-4 minuti al massimo, non di più, devono rimanere croccanti assieme alla pasta, quindi una breve cottura. Ecco qua. Ce li mettiamo tutti perché vogliamo sentire proprio il profumo che già si sente, avendoli già tagliati. Però diciamo che siamo verso l'abbondanza. Mentre li faccio saltare andrò a tritare il mio prezzemolo. Fra 5 minuti vediamo. Bene, saltati i funghi, andiamo a eliminare il nostro aglio, che ormai non serve più, e poi andiamo a regolare con un pizzico di pepe bianco, così, e di sale. E poi andiamo a mettere il nostro prezzemolo tritato. Senza esagerare, servirà poi dopo anche per il piatto alla fine. Benissimo, facciamo una saltatina.
Ecco qua, qualche disastro c'è sempre. Via. Benissimo, e adesso i nostri funghi li lasciamo riposare, così assorbirà tutto il sapore del prezzemolo senza troppo esagerare con il calore, e serviranno poi dopo nel finale per la nostra pasta. Pasta che adesso andiamo a compiere come tagliolini. Ci vediamo fra poco. La nostra pasta ha riposato bene, adesso andiamo a formare i nostri tagliolini. Io mi aiuterò con una chitarra, ma in ogni caso cominciamo a stendere la pasta circa un millimetro di spessore e facciamo delle losanghe per poi metterle sulla nostra chitarra e quindi ottenere i tagliolini. Bene, andiamo a fare i nostri tagliolini. Mettiamo la losanga sulla chitarra. Ecco, come vedete la pasta non è perfettamente viola. I motivi sono che abbiamo fatto una pasta con della farina di castagne che notoriamente è giallognola, tendente al marroncino. Quindi con il viola, diciamo così, ha sporcato il colore. E comunque trattasi di mirtilli naturali e quindi senza coloranti. Si potrebbe ottenere un viola più persistente se avessimo usato anche del colorante, ma non è certo quello che vogliamo fare con i sapori dell'autunno, quindi manteniamo i sapori e il colore comunque un pochino c'è. Andiamo a fare i nostri tagliolini, come vedete, sulla nostra chitarra andiamo a premere, ecco, si passa così, questo meraviglioso attrezzo, vedete che la pasta, pressando, facendo pressione, si taglia e andiamo a ottenere i nostri tagliolini. Finiamo tutto. Facciamo la nostra pasta, la cuociamo, però facciamo una pasta risottata. Quindi ho messo in questo wok, in questa pentola dal bordo alto, per saltarla bene, dell'olio scaldata. Vado a mettere subito la nostra pasta. Ecco, non la metto tutta, ok? E poi vado subito a mettere dell'acqua bollente salata, così alziamo al massimo e facciamo cuocere questa pasta sui 3-4 minuti. Vedete, devo mettere l'acqua quasi a coprirla, di modo che riuscirà a risottare. Risottando la pasta rilascia l'amido in maniera più omogenea e si viene a formare una cremina non indifferente. Poi quasi alla fine uniremo i nostri funghi, quindi lasciamo cuocere per 2-3 minuti e ci vediamo fra poco. Bene, avete visto che cremina? La cottura, diciamo, è ultimata. Ci metto i nostri porcini a dadini, ne lascio qualcuno eventualmente per fare la nostra decorazione, ok? Ci metto anche del prezzemolo ancora, così a pioggia, e soprattutto ci metto qualche mirtillo fresco già qua in mantecatura finale, poi ne metterò ancora, però diciamo che, ecco, gli diamo una bella mescolata e una bella saltata. Vedete? Ecco qua, benissimo, cremosa. E adesso andiamo ad impiattare. Lasciamo riposare qualche minuto, qualche secondo, per amalgamare bene. Spostiamo.
andiamo a pulire il piatto. Prendiamo il nostro piatto. Prendiamo, cerchiamo di fare un nido con questi tagliolini, ma credo sarà ben difficile. Quindi li serviamo così. Mettiamo al centro, prendiamo dei funghi, così, perfetto, mettiamo qualche mirtillo, benissimo, possiamo mettere comunque sopra ancora un filissimo di prezzemolo, mettiamo qualche altro mirtillo, così, e sopra ancora una bella cucchiaiata di porcini. Oh, che profumo, ragazzi, che profumo, che profumo. Benissimo, puliamo da eventuali disastri il nostro piatto, così. Che dire, già solo il profumo è eccezionale. I nostri tagliolini con farina di castagne, con mirtilli che hanno colorato la nostra pasta, abbiamo aggiunto i porcini saltati, cubettati da essere croccanti, e ancora dei mirtilli che rendono questo piatto eccezionale. Provate anche voi, divertitevi e alla prossima!